Buongiorno gente, oggi terzo e ultimo giorno in Cina perché domani andremo a Hong Kong. Programma di oggi velocissimamente, intervista di gruppo con il CEO di Honor e poi un giro al Tech Market. Mi hanno detto che si possono comprare delle robe super fighissime. Eccoci qua con DJI Osmo, stiamo facendo un po' di prove. Questo è il mio nuovo amico Han, A-N-H. Yeah, hello, I do not speak Italian, no, but I would like to. Stiamo aspettando che arrivino tutti quanti perché non so dove siano, lo ritroverà per le 8, sono le 8.02. In questo momento sto registrando con la fotocamera interna dello smartphone. Vedete come sono stabilizzata? Vedete come sono stabilizzata? Il nostro amico Wilkin continuava a dirci: no, non è quello il vostro pullman, non è quello, e invece è quello. But now you're talking about me, right? Yes, of course. It's a King Long bus. Siamo arrivati in una delle tipo altre 1608 milioni di sedi di Huawei. Ma non è vero? No, è un altro edificio, ma è il campus. Oh, eccoci. Tutto buio, chiuso. Cos'hai combinato? L'hai rotto? Ho messo alla prova il transfer frontier. E l'hai chiuso dentro l'ascensore? Sì. È tutto buio, tutto chiuso. Welcome to Huawei. Mi hanno chiamato dicendomi dove minchia stai andando. Cosa succede qua? Wow. Metti davanti come i secchioni. No, davanti noi, sennò ci dovrebbe fare domanda. Qua, guarda, ho già scelto i nostri posti. Siamo delle persone serie, assettati e agghindati in questa maniera. Qua, tutti sembrano quasi seri. Domanda numero uno. We're so happy to have Mr. George Zhao, President of Honor. Mr. Zhao, I'm Head of Honor over the business. I'm gonna put the microphone to whoever wants to ask the first question. We're gonna see the Honor Magic in Europe. Let's go straight. Allora, è finita la Q&A session. Lui ha fatto la domanda più intelligente, ha detto bravo, ma quando arriva in Italia? Piangendo, quando ce la portate? Abbiamo finito la sessione Q&A con il signor George, che è il capo della baracca qua di Honor, non di tutta Huawei. Questa è tutta la parete con i brevetti che Huawei ha depositato nel mondo. Stavo controllando se erano solo in Cina o nel mondo. Sono veramente tantissimi. Iniziano là sopra, finiscono là in fondo. Questa specie di lobby, ci sono tutti i prodotti Huawei che probabilmente voi non conoscete, perché la maggior parte dei prodotti che voi conoscete sicuramente saranno gli smartphone, ma Huawei fa veramente una quantità di prodotti di quelli non fighi, nel senso che non sono consumer, sono prodotti super business. Quindi abbiamo tutta la parte di cloud, abbiamo tutta la parte delle trasmissioni, delle telecomunicazioni, perché come saprete sono leader anche in questo. Siamo appena ritornati in albergo per quei 3-4 secondi. Adesso ci tocca andare in questa zona qua, dove c'è tutto questo cantiere a cielo aperto, dove si rischia la vita con grande facilità, perché andiamo a vedere il market. Io sono curiosa perché ne parlano malamente, benemente, non si capisce niente. Buon Arestivo mi diceva che lui la sua carta di credito qui non la lascerebbe mai. So this is the famous market. Yes. Gabriele before said, I will go to Honor President and I will say to him, I'm honored to meet you. Did he? I don't know if he did, but actually this was his intention. Who is it? I don't know. Qua abbiamo un Arestivo che fa finta di lavorare. Stai silenzio. Xbox One S in China. Quindi hanno tolto l'embargo. Jingle bell. Jingle all the way. Jingle bell. Per far vomitare, no? Le persone. Jingle bell. Qua ci si perde tipo tempo zero. No. E tu ti perdi soprattutto con una frequenza molto alta. No, ma io mi fermo a fare le foto. Un messaggio diretto a te. Ma io mi fermo a fare solo le foto, non faccio niente di bruttamente cattivo.
cosa ci vuole dare questa signora? Niente. Stanno costruendo la nuova metropolitana, che è quella, quindi quella è una nuova fermata della metropolitana. Mi stanno guardando tutti malissimo perché sono praticamente l'unica con gli occhi diversi dai loro. Non so neanche come facciano a non farsi male, per esempio. È assurdo. C'è questo ragazzo qua che sta consegnando questo del cibo, è tutto, non lo so, sembra un altro mondo. Credo di aver preso la scala mobile sbagliata. Sono salita da là sotto, dove c'era la gente che mangiava, facciamo tutte cose, poi sono ritrovata tipo qua. Che cos'è questo posto? Credo di aver sbagliato. Come si scende? Exit. Abbiamo una Fiona cinese. Se avete qualcosa da riparare, loro la riparano. Hanno questi laboratori all'interno del centro commerciale. Vedete? Riparano in questo modo tutto. È assurdo perché la prima parte del negozio, quella là in fondo, è fighissima perché giustamente deve attirare i clienti. Poi dentro è un delirio mai visto prima, cioè una cosa folle. Abbiamo ritrovato i nostri amici che stanno acquistando delle cose. C'è il tipo che fuma proprio senza, così, come un bullo. Il gruppo, sono l'ultima come al solito. Abbiamo deciso dove andare a mangiare. By the way, you can do the fat fingernail for free and foot massage also. Really? Yes. Yes. Oh mio Dio! Can we go together? Yes, I want to do it too. Cioè praticamente qua si può fare. So if you eat here, yes, non ci credo. Cioè se tu mangi qui dopo ti fanno il coso delle unghie. Gratis! It's very famous here, it's the best service. Really? Yes. Really? And foot massage. I love you guys. Yeah! Yeah! Gabriele? Yeah! Gabriele non c'è ben apposta. Sai cosa succede qua? Che se tu mangi qua puoi farti fare le unghie gratis. A meno male. È bellissimo. Anche quelle dei piedi. Ho chiesto al mio amico. Mi ha appena coperto la felpina così non me la rubano, che tenero. Vi danno anche questi perché poi se if you spill things. Cioè vi danno anche. No, che carini. For my camera, questa cosa qua. Migliore il suono. Fermented bean curd sauce, what's that? No, I want. It's salty. No. But yeah. What was the thing you That's took? That's sesame. I took that one and then the XO. I think I'll take this one. Just this one. What do you suggest? I'd suggest some XO. This one. Because this one's dried shrimp and it's a bit spicy. Dry? Not too spicy. Not spicy. You don't want spicy at all? Not spicy at all. No, l'ho messo al contrario. Now I feel better. Che lavoro fa nella vita? Cioè i stacchetti. Il ristorante del centro commerciale. La mia amica Trango mi ha appena dato un messaggio terribile. Mi ha detto che è sabato e non fanno le unghie, fa solo il massaggio alle mani. Sono pronta. Our hand massage. Alla fine abbiamo fatto sia lei che io che lei, quindi tutte e tre con le mani nuove. Guarda che mani morbide. Che manine morbide. Hai visto? Sono dei bambini gridanti.
sono cantanti, non sono gridanti. Perché gridano secondo te? Secondo stridile, mettere un'unghia sulla lavagna, non era una poesia per bambini. Caro Gabriele, abbiamo dormito qui 3 minuti in pullman, dove stiamo andando adesso? Sperato a cercare del cibo umano, ma lui tipo si può stare rompendo i coglioni perché vuole la pasta da non so da ieri. Is this a cafe? On a cafe already? No. No. Right there. Che tenere. Sì, no, non picchiarmi, che stavo già filmando. The philosophy of building this space for people to share, to chat, to discuss. So first of all, I'm gonna invite Mr. Gigi. Eccoci qui, siamo arrivati all'Honor Caffè. Io ho un mal di testa. Che cosa succede? Che diavolo succede che si trova qua? È morbido. Va bene, stavo dicendo, questo è un Honor Caffè aperto praticamente sempre. Ci hanno raccontato, non si vende niente, loro non vendono, ma semplicemente è un'esperienza a giovane nella zona più piena di giovani di Shenzhen. È tutto molto carino. Vero? Vero. Vero, hai visto che bravo. Abbiamo anche... No, l'ultimo ce l'ha restito. Non te lo do. Che cosa? Andiamo a vederlo alla luce, dai. Faccio la valletta. Dottor Restivo, ci dichi qualcosa di questo telefono. Che cosa le è piaciuto maggiormente? È bella la linea, si tiene bene in mano. Poi il fatto che... tiene cosa? Si tiene bene in mano. Bravo. Ho letto qualche commento, parlano di saponette. In realtà... No, non è vero per niente, anzi. Mi aspettavo molto più saponetta. È qualcosa di diverso rispetto agli altri, che sono tutti squadrati, sono tutti uguali. Questo è veramente diverso. E non c'entra assolutamente nulla con l'iPhone. Sì, esatto. Molti scrivevano anche nei miei commenti, ma è uguale all'iPhone. No, raga, non c'entra niente. Comunque è bellissimo. The phone? No. No. Ride anche, va bene, che cosa? No, fighissimo! Questo è terribile. Fighissimo, questo è il coso che si appiccica dietro al telefono per riuscire a tenerlo in mano. Appiccico subito. Cosa vuoi? Devi dire delle cose? Ah, basta, a posto, bravo. Ci hanno appena sbarcati dal pullman, questo può voler dire una sola cosa. Mi stavo solo però domandando se ci siano abbastanza massaggiatori per tutti noi. Lo spero proprio, se no qua finiamo tra 10 anni. Eccoci al posto dei... Ma che cacchio succede? Perché c'è questo flickering? Oh oh oh, Merry Merry Christmas! Che cos'è questo posto? C'è un restaurante. Wow. Sono molto organizzati, eh? Guarda come sono vestite carine di viola! È appena successa una roba del tipo che lei ha detto: allora il massaggio dura 120 minuti. Pidino, si scem! Sono bella come una fotomodella, non mi sembro. Abbiamo finito il massaggio, anche se non vi ho fatto vedere niente perché... Non si può, ovviamente, ma era un posto super kitsch, era una cosa assurda. Comunque il massaggio è andato bene, abbiamo fatto ben 90 minuti. Adesso invece stiamo andando a mangiare in un posto. Guardate cosa c'è alle mie spalle, cioè delle robe allucinanti. E ho capito che ci portano a mangiare tipo dei frutti di mare, qualcosa del genere. Vediamo un po' com'è. Ce l'abbiamo fatta! Hi. Let's do it again. Ciao. 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 See ya. What he said. Ciao. I'm in Maltai. Ciao. 你好吗? Ma. Maltai. It was in Hungary. So we ordered some Chinese alcohol. No. Share half. Just say the name of why this. Why do we share? Yin Jia Gong Jiu. Yin Jia Gong Jiu. Ganbei! Hold on. Come on. Oh god. What's up? It's actually tasty. No, Maltai is worse. Like, it tastes nice and then you get a massive kick. Oh no, now feeling it. Now feeling it. Oh yeah. Yeah. It's like licorice. È appena arrivata una cosa da mangiare che io proverò subito. Peanut-y, because it's fried in peanut oil and it's dusty. It's just really happy. It's crunchy. Do it. Do it, it's really good. Do it.
Do it now. Chew it. It's not bad, right? What's the bucket? Number one. Okay. Yes. Number one. Turn to page number one. That's learning how to pronunciation for the beer. Okay. 一隻啤酒 OK 两只啤酒 OK 三只啤酒 对 四只啤酒 OK I drink all four of them. Yes I drink all four. Yes I do. Vabbè Gabri, alla fine era... crazy words. Alla fine era lo stesso ristorante in cui eravamo entrati. Quindi sicuro ci siamo prese le malattie. Queste sono tutte le... quel pene gigante che abbiamo mangiato. And we ate that. Yeah, that. That? We ate the oysters. We didn't eat that huge penis, right? No. Ma ci sono le bestie vive che poi sono morte dopo un po', capito? Mostri.